Il mese di agosto ci offre un grande frutto che sono i fichi. Io ho una grande passione per questa tipologia di frutta perché l'ho sempre notata sia come forma, come colore e come sapore, questa dolcezza particolare che mi ha sempre incuriosito. Negli anni ho utilizzato parecchie tecniche per utilizzarli in vario modo, sia nei piatti salati sia nei piatti dolci, ovviamente nelle classiche marmellate che facciamo tuttora. E ho utilizzato un sistema molto semplice. Ho creato questa pasta di fichi, che è il fico senza la parte esterna, senza la buccia, creando praticamente solamente tagliuzzato una pasta particolare, molto fresca, molto morbida. Dopodiché li inseriamo su un foglio di carta da forno, in questo modo qua, come vedete, e poi viene messa al forno circa a 60 gradi per 4-5 ore, in modo da ottenere proprio una sfoglia di fichi, che secondo me è una delle particolarità di questa frutta, cioè un fico secco molto schiacciato a sfoglie. La conservazione di questa sfoglia è di anche 6 mesi, anche un anno, senza bisogno di frigorifero, quindi come se fosse un fico secco normale. Adesso passiamo al piatto. Il piatto è semplicissimo. Partiamo sempre da questa tartare di fichi, inseriamo all'interno del piatto. In questo caso ci ho abbinato del palamito, che è un pesce locale, fa parte della famiglia dei tonni, dei tonnetti, che si trova nei nostri mari, specialmente nella zona della Mortilla, che è una zona di passo dove il pesce azzurro transita in alcuni periodi dell'anno. Ecco qua, creiamo una tartare senza condimento, senza niente. Prendiamo il palamito, l'abbiamo già spinato, abbiamo tolto tutta la parte sanguinolenta, adesso creiamo una tartare leggermente condita con sale e olio. Questo, diciamo, come abbinamento, anche in questo caso con la frutta, è abbastanza moderno, però se torniamo indietro nel popolo contadino, anche qui a Massalubrense e anche a Marina del Cantone, i vecchi, le persone anziane nel terreno mangiavano fichi per antipasto, fichi col formaggio, fichi con qualsiasi cosa di salato. Aggiungiamo il palamito al centro, ecco qua. Se vogliamo qualcosa in più, ci possiamo aggiungere una spezia, che è il basilico, un'erba più che una spezia, che è il basilico, che dà questo odore piacevole dell'estate.